Chi non conosce la storia del Libro della Giungla, con il protagonista Mowgli, il cucciolo d'uomo che viene abbandonato nella giungla indiana e viene adottato da un branco di lupi. La conosciamo tutti questa storia. L'autore è Rudyard Kipling, uno scrittore nato in India, a Bombay, di origine inglese, che tornerà più tardi, dopo aver fatto gli studi appunto nella sua patria, l'Inghilterra, tornerà più tardi in India e inizierà la carriera di scrittore. È una carriera molto importante perché oltre al Libro della Giungla ci sono altri libri molto noti che lui ha scritto. Ne cito un paio, Kim è uno di questi, l'altro è Capitani Coraggiosi, da citare anche la poesia intitolata Sé, che è una lettera, diciamo così, una serie di consigli che un padre dà al proprio figlio per crescere e diventare una persona adulta. Kipling è stato in parte, io credo tutto sommato a torto, accusato di essere rappresentante di una cultura colonialista, nonostante abbia vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1907, peraltro è stato uno dei più giovani, anzi il più giovane ad aver ricevuto questo premio, infatti aveva poco più di 41 anni quando gli fu assegnato. C'è una cosa interessante da ricordare a proposito di Kipling, e cioè che il suo Libro della giungla fu preso come modello da Baden-Powell per gli scout, tant'è vero che questo libro è diventato una sorta di manuale per gli scout, in particolare per quelli più giovani, che non a caso sono stati chiamati da Baden-Powell lupetti.